Sì, buonasera Gaetano, buonasera mister. Lei è uno che ha sempre indicato come punto di forza di questa squadra l'atteggiamento, specialmente nelle partite in cui il Palermo è riuscito a imporsi e sempre con merito. Ecco, oggi mi sembra che la squadra non abbia avuto un atteggiamento da derby, soprattutto nel primo tempo. Sentendo anche le sue dichiarazioni di prima, è vero, il Palermo ha fatto troppo gioco in verticale nel primo tempo, ha cercato quasi di snaturarsi rispetto al proprio gioco. Non è che forse la squadra ha patito troppo la carica di una partita del genere, come poi si è visto nel finale con i due espulsi? E per finire, questi due espulsi in vista della sfida col Bari, quanto pesano anche in ottica di rincorsa al primo posto? Buonasera, ma la lettura è quella giusta. Purtroppo fin da subito abbiamo cercato di allungare la squadra con questi palloni lunghi, cosa che non dovevamo fare anche perché il Catania ci dava la possibilità di giocare tantissimo dentro al campo. Loro sono partiti molto forte, abbiamo rischiato in un paio di occasioni le loro incursioni, ma anche per disattenzioni nostre. Il Catania sicuramente l'ha voluta molto di più questa vittoria, questa partita. Noi soltanto nel secondo tempo siamo entrati in campo con il piglio giusto, con la voglia di voler riprendere la partita. Poi quando siamo rimasti in superiorità numerica, era lì che dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo. Purtroppo non ammetto, non ci stanno queste leggerezze che abbiamo commesso, che non solo compromettono questa partita, ma compromettono anche quella di domenica, anche perché sono due assenze pesanti, due assenze che ci faranno cambiare alcune cose. Questo purtroppo non va bene, e l'aspetto mentale, l'approccio mentale è la cosa sulla quale io insisto moltissimo, e non possiamo cadere proprio su questa cosa. Mister, qual è l'elemento principale che non ha funzionato oggi? È l'atteggiamento, la voglia di voler conquistare tutti i palloni, la prima, la seconda palla, voler giocare, voler aggredire. L'abbiamo fatto in parte, l'abbiamo fatto in maniera individuale e non collettiva. Nonostante ciò abbiamo rischiato poco, se non sul finale, quando eravamo un po' riversati in avanti, ma è un'altra partita che era stata preparata, per questo c'è un po' di rammarico. Tutto il mondo. Buonasera mister, volevo chiedere, non crede che la formazione iniziale, per quello poi che si è visto nel primo tempo, fosse un po' troppo difensiva con i centrocampisti? Spesso nessuno dei tre andava ad inserirsi a creare fastidio nella metà campo offensiva del Catania. E poi volevo chiederle, oggi purtroppo Crivello mi è sembrato un po' in difficoltà. Come mai al posto suo non ha giocato Perrotta, ma aveva un problema? Non lo so. Grazie, mister. Buonasera, troppo difensivista non mi sembra la formazione, se l'ho messa è perché pensavo di potergli fare del male, anche perché i tre centrocampisti sono gli stessi che hanno giocato nelle ultime giornate. Sicuramente non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non sono stato molto bravo a farmi capire su cosa dovevamo insistere sicuramente. Crivello è stato messo lì perché volevo creare la doppia superiorità esternamente a sinistra con Valente e Crivello che andasse spesso in sovrapposizione. L'ha fatto poco nel primo tempo, un po' di più nel secondo tempo. Era una mossa proprio studiata per poter spingere ancora di più in quella zona di campo. Purtroppo queste cose non sono funzionate, quindi l'esito non è stato positivo. Pellitteri? Sì, buongiorno mister, mi sentite? Sì. Sì, sono d'accordo con la sua analisi, l'approccio iniziale della partita è stato un po' così, cioè
cioè pesante, perché il Catania è partito a razzo, li ha sovrastati, però nel secondo tempo, con l'ingresso di Silico, il Palermo sembrava insomma in grado di pareggiare, era questa la sensazione che avevamo. Ecco, invece poi si è scatenato col nervosismo di Amici, non è stata sfruttata la superiorità numerica e ciliegina sulla torta anche quel fallo di frustrazione di Luperini. Ecco, perché questo nervosismo in campo? Poi Amici si è andato a scusare, ma già la frittata era fatta. Non la preoccupa questo nervosismo che poi mette il Palermo in difficoltà, visto la gara che ci sarà con il Bari? Grazie. Buonasera, ma proprio su questo che dobbiamo lavorare, dobbiamo capire per quale ragione questo atteggiamento. Anche perché non c'erano i presupposti, vista la dinamica della partita, stavi sotto di un gol, ma l'inerzia era completamente girata. Sia per un aspetto di superiorità numerica che per un aspetto mentale, quindi è proprio lì che non dobbiamo sbagliare. Purtroppo ci siamo fatti prendere un po' troppo e abbiamo commesso due errori molto ingenui. Cibona. Sì, buon pomeriggio Gaetano, buon pomeriggio mister. Allora, la mia sensazione è che oggi, diciamo, rispetto alle precedenti uscite, al Palermo si è mancato proprio il giusto approccio, al di là, diciamo, di quelli che sono i meriti del Catania, che comunque ha fatto la sua partita e l'ha giocata bene. Le chiederei, da questo punto di vista, qual è l'aspetto tecnico che l'ha preoccupata di più, che la preoccupa di più tra quello che ha visto oggi, e poi le chiederei come si archivia una partita del genere in vista di un'altra partita che sarà comunque altrettanto importante come lo scontro diretto di prossima settimana col Bari. Grazie. Buonasera, la cosa che non mi preoccupa, però, che non che dobbiamo capire in settimana è perché non abbiamo giocato, perché abbiamo rinunciato a giocare nel primo tempo, intendo. E soprattutto abbiamo subito nei primi minuti la veemenza del Catania. Questo non deve accadere, anche perché sapevamo di una loro partenza sprint e per questo dovevamo controbattere subito colpo su colpo. In settimana, fin da domani, bisogna subito girare pagina e riversare tutta l'energia alla partita di domenica, che è importante quanto questa. La sorpresa è... Buonasera, no, assolutamente no, perché non mi aspettavo Biondi, non aspettavo un altro alle stesse caratteristiche, ero convinto che giocassero 4-3-3, anche se ultimamente il Catania stava giocando col 4-2-3-1 molto bene, anche stava facendo quel sistema di gioco, però a sensazione eravamo convinti che giocassero così, quindi mi aspettavo questo genere di partita. Ma già in video e i numeri dicono che farà parlare di sé sicuramente in futuro in palcoscenici molto più importanti. Visto dal vivo ti confermo tutto quello che ha fatto fino adesso, è un ragazzo di assoluto valore, che sta facendo bene e che sicuramente continuerà a fare bene. Sì, Roberto, buonasera. Mi dispiace doverti fare certe domande dopo un derby perso, perché posso immaginare il tuo stato d'animo, però dall'altro lato parliamo sempre con un giocatore che ha iniziato la stagione praticamente fuori rosa e si ritrova ad essere titolare nel derby. Se cancelliamo questi 90 minuti, immagino che all'istante sia stata almeno una bella emozione. Poi per il resto c'è la partita, c'è tutto quello che è stato. Vorrei chiederti anche cosa non è andato come atteggiamento di squadra in questo derby. Buonasera intanto. Non parlo a livello personale, parlo a livello di squadra. Purtroppo abbiamo perso questo derby, quindi è una partita che ci brucia, che ci fa tanto male, perché sappiamo quanto i tifosi tenevano a questa partita come lo tenevamo noi. Quindi ci leccheremo le ferite. Per fortuna la prossima è un'altra partita importante, non vediamo l'ora di affrontarla. Con che testa vi preparate appunto alla sfida col Bari, che può dire tanto del vostro campionato, e ci arrivate dopo una sconfitta e due espulsioni che graveranno su questa partita?
Ci arriviamo con la testa come abbiamo preparato le altre partite, anzi metteremo ancora più rabbia perché veniamo da una sconfitta che brucia, come ho detto prima, quindi avremo sicuramente più rabbia. Poi comunque la rosa è importante, sono due giocatori importanti, Luperini e Almici, però ci saranno altri che saranno altri giocatori importanti comunque. Sibona. Sì, buonasera Gaetano, buonasera Chivello. Allora, la sensazione mia è che oggi, guardando da un punto di vista di interpretazione della gara, ci fosse una grande emozione, forse che è diventata tensione con il passare dei minuti, soprattutto dopo il vantaggio del Catania con Mora, e che alla lunga poi questa tensione in un qualche modo vi abbia complicato i piani e che abbia portato comunque all'epilogo che c'è stato. Le chiederei da questo punto di vista se pensa che oggi l'emozione, l'attenzione direi soprattutto, vi abbia giocato un brutto scherzo durante la partita, insomma, nell'approccio e nell'interpretazione della gara. Grazie. Sì, buonasera. Sicuramente come in ogni derby l'emozione e la tensione c'è, per forza, se no non lo senti. E purtroppo queste partite... o per fortuna decidono gli episodi sono stati a favore del Catania e quindi la gara si è indirizzata nel loro binario. Purtroppo non siamo stati capaci a ribaltarla e purtroppo abbiamo perso. Tutto il mondo. Buonasera Roberto, allora volevo chiederti, secondo te qual è il problema vero del Palermo in trasferta? Perché la differenza è importante tra il rendimento casalingo e il rendimento esterno. E volevo chiederti, noti nella squadra anche una difficoltà nel palleggio, soprattutto nel primo tempo di oggi? Ti ringrazio. Queste sono le domande. Buonasera. No, noi prepariamo tutte le partite nella stessa maniera, in casa e fuori casa. Poi è normale che in casa tutte le squadre, credo, abbiano un ruolino di marcia migliore rispetto a quello in trasferta. A noi il nostro stadio comunque è imponente, gli avversari un po' lo, tra virgolette, lo soffrono, quindi siamo avvantaggiati a giocare in casa, però noi prepariamo tutte le partite nella stessa maniera. Quanto riguarda il palleggio, noi ci abbiamo provato, il campo forse non era nelle condizioni ideali per poter giocare, poi è un derby, e come ho detto prima, gli episodi, i dettagli fanno la differenza e sono stati a favore del Catania. Pellitteri, a chiudere. Sì, ciao Roberto, so che tu sei palermitano, quindi magari la senti più dei tuoi compagni, però una domanda te la devo fare. Non è la prima volta che partite con un approccio molto lento. Dico, me lo dovete immaginare che Catania sarebbe partita a razzo, vi avrebbe sovrastato. In effetti è come se loro avessero giocato una finale di Champions League. Perché questo atteggiamento così remissivo nel primo tempo? Avete quasi rinunciato a giocare lasciando il pallino del gioco a Catania, poi c'è stata una reazione nel secondo tempo. Ecco, perché questo atteggiamento, questa mancanza di cattiveria che Catania ha mostrato più di voi di voler vincere questo derby? Grazie. No, sicuramente la buonasera intanto. La cattiveria, la voglia di vincere non c'è mancata oggi. E poi purtroppo a volte le cose che prepari a volte ti riescono, a volte no. Purtroppo nella partita forse più importante ci sono mancate alcune cose e quindi questo fa tanto male, però a livello di cattiveria, di voglia di vincere, questo non è mancato. Lo ripeto anche a lei, i dettagli fanno la differenza e queste oggi sono andate a favore del Catania. Ultima Giardina a chiudere. Sì Roberto, giusto per discostarci un attimo dal derby, capisco che a livello personale non ci possa essere molta voglia di parlare, però è chiaro che questa partita per te abbia un significato importante, vieni da un periodo in cui non sei quasi mai stato preso in considerazione e torni titolare, ecco, non voglio dire che sia una sorta di rivincita da parte tua, però è la dimostrazione che Roberto Crivello per questo Palermo può essere ancora un elemento di rilievo per questa squadra. Buonasera, sì, io sono contento che tra virgolette si è risolta la mia situazione, però per me quello è il passato, quindi da quando sono rientrato in gruppo è il presente e non voglio guardare indietro. Adesso darò tutto me stesso per aiutare i miei compagni a raggiungere i nostri obiettivi. Grazie. A lei.